Buongiorno! Stamattina mi sono svegliata con la voglia di vloggare, quindi eccomi qua. Non fate caso alla felpa, alla faccia, al capello, perché sono un po' così disastrata, perché sto per andare da mia mamma a fare del giardinaggio e quindi ecco, vado così, poi comunque torno a casa, mi lavo, mi cambio, mi trucco, mi do una sistemata generale. Comunque ora vi saluto perché esco di casa con Emi naturalmente e vado da mia mamma. Emi, andiamo dalla nonna? Vai, vai a prendere le scarpine. Bravo! Ecco qua, buchetto fatto. Ora ci metto dentro la pianta di limone, quella che avevo sul terrazzo, che comunque sul terrazzo non cresceva più di tanto e era un po' sacrificata, e la metto qua dentro, così nel giardino dovrebbe crescere di più, diventare più grande, fare limoni soprattutto. Fai come George? Stai nelle pozzanghere? E ora, dopo tutto questo giardinaggio, mi merito un bel caffè al ginseng con due biscottini. Vero, Emi? Ma non è un cane, eh? È un coniglietto! È un coniglietto, amore! Che fai? Non infastidire Chips, eh? Durante la stagione. Chiudi gli occhi. Ops. Ops. Ora raggiungiamo Nico al lavoro e poi andiamo tutti insieme a casa a preparare il pranzo. Sei contento di andare dal babbo? No. Come no? Gna gna. Ciao babbotto. Ciao. Ciao. Finalmente. Sei contento che oggi sì, non lavori? Infatti dicevo, papà, finalmente papà. Si può andare a fare un bel giretto. Eh sì, ti chiama il bimbo. Ma mi devi chiamare babbo. Chiama il babbo? Nico. No. Ok, ho appena messo su le pentole con l'acqua. Nel frattempo salgo e mi vado a dare una rinfrescata, una lavata. Amore, la pasta al pesto è buona, eh? È quella che mangi sempre. Vai, am. Bravo. Per me e per Nico invece ravioli, ricotta e spinaci con panna. Buon appetito. C'ho una fame. Sono le 2:05. Sì, è un po' tardi. Vabbè. Sì. Vabbè. Recupereremo. Sì, dai. Che fai? Mangi l'ovino? Sì. Sì? Che faccio concentrata? Lo mangio io? No. Come si chiamano questi, Emi? I bimbi? Chiamali un po'? Bibi. I bibi. Cosa abbiamo trovato noi? Spider-Man cattivo? Eh? Mm-mm. Bibi, chiama i bimbi. Bibi. Bravo. Sono salita, così mi do una restaurata alla faccia. Vorrei utilizzare la silicone sponge, questa qua che ho comprato da Wycon una settimana fa, due settimane fa, comunque era appena uscita. E sono curiosissima di provarla, ma non l'ho ancora provata, perché vorrei registrare un video Get Ready With Me mentre la metto alla prova, proprio per avere una recensione 100% reale, 100% istantanea, con tutte le prime impressioni, appunto. E la silicone sponge si intravede perché è trasparente all'interno della scatolina. E sono curiosissima di provarla perché io, che soffro di brufoli, acne e imperfezioni, trovo
questa spugnetta particolarmente igienica e quindi spero proprio mi tornerà bene. Dov'è il fondotinta? Eccolo qua. Comunque oggi vado a stendere anche il fondotinta perché mi sono usciti due nuovi brufoletti. Me la sono buffata nello scorso video vi ho detto che la situazione al momento è migliorata e zac! Brufolazzi maledetti! Vado a mettere anche un po' di correttore perché il fondo da solo non è bastato. Esagerato col nero sotto, un pochino, vero? Comunque ho fatto anche abbastanza presto perché sono le 3:50, abbiamo già pranzato e siamo già pronti, quasi, manca pochissimo veramente per uscire perché è una bellissima giornata. E non è giusto star chiusi in casa con questo sole qua, questa temperatura primaverile. Trucco finito, ora vado giù dagli ometti. Siamo illuminati d'immenso, siamo fermi perché abbiamo beccato la gara ciclistica, yeah! Io mi sto Forse ora si parte. È bello caldo il sole, sì. Stamani infatti si stava proprio bene nel giardinetto della mamma. Si stava proprio bene. Mi dormi lì, tutte le volte, così dormo. Ehi là! Ciao! Siamo arrivati, Vieni qua. Buongiorno, siamo arrivati. Non sei addormentato. Io vado a fare il bigliettino intanto. Sì. Ho trovato parcheggio subito alla prima. Stranissimo, perché di solito faccio 3000 giri oggi subito alla prima. Top. Comunque siamo venuti a La Spezia a fare una passeggiata in centro e qua fa freddissimo. C'è un vento, ragazze. Porta via. Amore, piangi? Guarda che la mamma. No, non ci voglio io di uscire da questa macchina. Fa freddo fuori, c'è un vento, Nico. Siamo a cappello. Cioè, sì, cappello, sciarpa. Vieni. Oh no. No, ora dormi un pochino nel passeggino. Cattivi genitori snaturati. Dai amore che facciamo una passeggiata. Siamo pronti. Ti mangi un po' che toffi. Sì. Così ti ripigli un attimo. Sì, ce l'ho bisogno. Apri. E cosa fai? Non la fai una capatina da Zara? Mi volevo provare questa sorta di vestaglia qua. Ah. Voi che dite, vi piace? Qualcuno ha fatto danni? Eh sì. Qualcuno ha comprato troppo? Non sono abituato. No, davvero. Oggi mi hai battuto. Sì. Ora si va dalla Pia a prendere la pizza più buona di La Spezia. Pia la centenaria. Sì, perché Amy ha fame, inizia a fare am. Dai, su. Devi passare di qua, Nico. Miam. Come lo porti bene quel sacchettino, eh? Sembri la mamma. Sembri la mamma con le borse. Cosa c'è lì dentro? Ci sono i mocassini di Amy? Sì. Pulcino. Siamo in auto, siamo venuti via dalla Spezia e ora siamo dentro Sarzana e abbiamo deciso di fermarci in un negozio con la Gran Casa per prendere i coriandoli per Amy perché ha finito tutti quelli che avevamo comprato e visto che domani andiamo al carnevale, ci vuoi andare al carnevale domani? Vestito da George? Sì! E
e quindi ci fermiamo a comprare un bel paccone di coriandoli perché a Emi piacciono molto. Oh, che belli! Bravo! Ma sei brutto, Nico. Mi piace il babbo così. Che poi di dietro c'è un buco enorme. Sì. Sì. Questa. Eccoli. C'ha la paura di delle maschere, non si capisce come mai. Oh, poverino. Guarda com'è bella questa. No. Dai, poverino, smettila. Cattivo. Chi si diverte di più qua? Io. Il babbo o il bimbo? Io, abbiamo fatto un cane. Ah, un cane questo? Più o meno. Poverino. È un cane quello, Emi? È un bau. Sì? Che bello, bau bau. Vai, vai, che chiude la cassa. Ci chiudono dentro, Dai. Sono salita al piano di sopra perché mi voglio mettere il pigiama per stare più comoda e colgo l'occasione per mostrarvi tutti gli acquisti che abbiamo fatto oggi. Vi li metto sul letto e ve li mostro così alla veloce, anche perché ora voglio mandare le foto dell'outfit di Emi a mia mamma e quindi vi faccio vedere tutto, così poi metto tutto a lavare. Nel reparto bimbo abbiamo trovato tutto questo, ben di Dio. Questa è una parte di outfit che Emi indosserà per il matrimonio, ovvero mocassini, pantaloni con risvoltino, questo cardiganino qua che però gli farò indossare solamente la sera, magari dopo cena quando le temperature scenderanno un pochino, e sopra aggiungerò una camicia, una giacca e un papillon, e poi il cappellino abbinato ai mocassini perché la cerimonia si svolgerà sul mare e quello l'ho trovato perfetto. Poi, già che c'eravamo, ho preso queste due t-shirt molto molto belle e super sfruttabili in bianco e azzurro grigio, quel bel colore. A me questo colore qua mi piace tantissimo, quella sorta di azzurro grigio, quella via di mezzo, ecco, mi piace tantissimo. Poi costumino di Spider-Man perché Emi è in fissa con i supereroi, li adora, Spider-Man, Hulk, li adora. E poi ho preso due pensierini, uno per un bimbo o una bimba, non si sa ancora, che arriverà fra qualche mese. E poi questa maglietta qua con Joker per il mio nipotino, quello più piccolino. Nico si è preso questi due giubbottini e questi due jeans qua. Tra l'altro questi jeans qua sono bellissimi, sono il modello carota e gli stanno benissimo perché sono più morbidi sul sedere e più stretti sul polpaccio e li trovo bellissimi. Infatti gliene ho fatte prendere due paia perché stava benissimo. E poi un giubbettino un pochino più casual ed uno un po' più sportivo, un bomberino così da tutti i giorni. Questa volta sono stata la più brava perché per me ho preso solamente tra tante virgolette tre pezzi, ovvero l'abito vestaglia, questo qua che avete visto in diretta dal camerino di Zara, e poi ho preso questo pantalone qua della tuta grigio molto molto carino, pagato 12,95 €, che cade giù dritto, non segna particolarmente la figura, arriva proprio alla caviglia, questo risvoltino qua, e questo lo vedo bene con un paio di Stan Smith o comunque scarpe da ginnastica che comunque lasciano intravedere un pochino di caviglia. E poi ho preso questo toppino qua molto molto sexy da portare, non so, con qualche camicia, non so, Zara lo propone, indossato sopra delle t-shirt, magari anche t-shirt fantasia, però quell'abbinamento non mi fa impazzire e preferisco indossarlo sotto come reggiseno top, insomma così, avete capito. Questo pagato 9,95 €, mentre la vestaglia, ve lo dico così se vi interessa sapete anche quanto costa, 49,95 €. Questo, ragazzi, non vedo l'ora di indossarlo abbinato a uno stivaletto, a un tronchetto, insomma non vedo l'ora di indossarlo. Comunque ora scendo, vado a preparare la cena e porto giù anche il costume da scimmietta di Emi, così ve lo mostro perché è veramente bellissimo. Ma fatti un po' vedere. Ah, ma
ma come sei bello, amore! Fatti un po' vedere. Intanto Nico sta morendo per gonfiare quella banana. Vuole il polmone d'acciaio, sembra piccola ma è enorme. Eh sì, è bella per quello, perché è enorme. C'è la scimmietta minuscola con la coda. Non so se vedete la coda. Che bella la codina, amore. Ma fatti vedere bene. C'è la scimmietta piccina e la bananona. La scimmietta piccina e la bananona. La scimmietta piccina e il morto. Mi intanto che, non mi so sta se, suonando se io mi sto gonfiando la banana che mi sta gonfiando. Per domani mattina a colazione abbiamo anche il dolcetto di carnevale. Mascherine con cioccolato, mascherine glassate con cioccolato e codette, com'è che si chiamano? Palline, insomma, quelle cose lì tutte colorate che fanno molta allegria. Buon appetito, domani avrò un brufolo enorme in più, ebbene sì. Nicola. Un pochino di mai yogurt, è dietetica, È quello yogurt, non è maionese. No, quella lì è salsa greca con l'aglio, quella che mangiamo sempre. Si è sbagliata. Allora. Furbacchione! Eccoci, momento divano, il sacro momento del divano. Nico è arrabbiato. Mamma. Stasera sei. Mamma! Amore, cosa? Dove sei? Cosa? Oh, che bella la banana! C'è il pupazzino sotto al divano? Prendilo, amore, prendilo. E Nico è arrabbiato perché avrebbe voluto comprare Inferno su prima fila su Sky, però non ci è riuscito, è stato anche un sacco di tempo al telefono con quelli dell'assistenza, ma alla fine, amore, ora arrivo un attimino, e alla fine il film è iniziato e ciaone. Mai più. Sì, perché non l'avevamo mai acquistato e quindi c'era un problema di attivazione. Ma ora l'hanno attivato, no? Sì, però ormai era iniziato, quindi... Però il PIN non ci è arrivato ancora. Ma mi sa che ho provato, non serve. Ah, ok. Perché l'operatore ci ha mandato un PIN prima sul mio telefono, poi sul suo, ma questo PIN non è mai arrivato. Non si sa perché. E niente, quindi ora ci guardiamo qualcosa di molto molto sciallo. Io voto per Big Bang Theory o qualcosa del genere, così almeno se Amy ci chiama, richiede attenzione, non perdiamo il filo del discorso, anche perché sono puntate che abbiamo già visto 18 volte l'una. Però è carino, a me piace un sacco. Cioè Sheldon mi fa morire. Sì. E niente, io c'ho una bollicina qua e me la sto torturando. Comunque il mio pigiama, scusa amore, il mio pigiama è il top, weekend is too short, col pantaloncino così rigato, è bellissimo, vero questo pigiama? Sì. È uno dei miei preferiti, l'avevo preso lo scorso anno da H&M se non sbaglio. E niente, quindi ora ci rilassiamo, amore, c'è Amy qua, cucù. Cucù. Che bella facciotta che c'hai. Una bella facciotta piena. Ora fa un pochino il giullare. Cosa fa? Non ti avvicinare così. E niente, quindi ora ci guardiamo qualcosina la TV, ci rilassiamo, poi dopo saliamo, ci laviamo, ci impigiamiamo, io vabbè sono già impigiamata per stare più comoda, però ecco. Stasera vuoi essere protagonista? Di solito non ci fili manco a pagarti, Stai bravo, stai bravo. Ma hai citato, come hai citato? Eccolo. Toh, pronti? Io amore, stai calmo. È agitato. Ha mangiato un ovetto Kinder. È agitato. E niente, noi vi salutiamo. E ci vediamo prestissimo con un nuovo video. No, vi mandiamo un grossissimo bacio. È cambiato allora. No, Emanuele, e basta. E basta. Anche te, dai, guardalo, saluta. Guardalo, saluta.
Fai ciao, amore. Saluta. Fai ciao. No, niente. Saluta e stai calmo. E basta. C'è la ridarella. Un bacione e al prossimo video. Ciao. Ciao. Protagonista, saluta. Saluta. Fai ciao. Con la manina. Giullare. Fai ciao. Mi lasciami la gamba. Fai ciao. Bravo, ciao.